Bene, oggi rispondiamo ad una delle più frequenti domande riguardo il ritocco delle vecchie foto. La domanda è: come faccio a ridonare colori ad una foto che di colori in realtà non ne ha mai avuti, e quindi vogliamo inventarci letteralmente l'arte di ridipingere sopra le vecchie foto, proprio come succedeva decine e decine di anni fa, quando appunto il colore in fotografia non esisteva. Beh, la risposta è molto semplice, anche molto artigianale, nel senso che, avendo aperto in Photoshop la nuova foto, anzi la vecchia foto, creiamo un livello vuoto nel quale incominceremo a settare come metodo di fusione il metodo colore. Naturalmente, se la foto è già impostata in bianco e nero, allora quello che dovremo fare sarà senz'altro quella di trasformarla in RGB. In questo caso scelgo non unire, setto il nuovo livello su colore, prelevo il mio strumento pennello cliccando sulla lettera B della mia tastiera, incomincio a scegliere alcuni dei colori che utilizzerò per lavorare sull'immagine. In questo caso scelgo un bel vinaccia molto scuro, setterò un'opacità abbastanza bassa, posso scegliere se lavorare sul livello piuttosto che sul pennello, e grazie al mio pennello incomincerò a ridipingere letteralmente, come avveniva, ripeto, decine e decine di anni fa, quando le pellicole a colori non esistevano. Mi limiterò a ridipingere sopra la mia fotografia, sempre su livelli vuoti e separati, in modo tale da potermi giocare ogni eventuale parte della foto da poter ricolorare. Ecco, anche in questo caso, se abbiamo a disposizione una tavoletta grafica, il lavoro sicuramente sarà molto più rapido, molto più efficiente e molto più preciso. Il consiglio è quello di mantenere separata ogni parte del nostro artwork, chiamiamolo così, in modo tale da poter gestire con precisione e soprattutto con malleabilità ogni parte della fotografia che andiamo a ricolorare. Io in questo momento ovviamente sto buttando dei colori assolutamente casuali che mi serviranno poi come base per fare ulteriori ritocchi. A maggior ragione per quanto riguarda i volti, dovrò scegliere di stare su livelli separati, in modo tale da non sacrificarne l'esattezza, la riuscita, e tutto il resto è una pura e semplice questione di manualità che andrete a sviluppare mano a mano che lavorate sulle vostre immagini, sulle vostre vecchie foto. Quindi, ribadendo il concetto, un semplice livello sovrapposto in modalità sovrapposizione colore, in modo tale che la fusione dei vecchi colori, delle vecchie tonalità, delle luci e delle ombre presenti nella vecchia foto si vadano a miscelare in maniera assolutamente corretta, credibile e realistica con quelli che noi sovrapponiamo con il nostro nuovo pennello.